La solidarietà tra persone può fare tantissimo, lo abbiamo visto con i nostri occhi in questi giorni, in cui le nostre terre sono state violentate dall'acqua, che ha inondato e portato con sé fango e disperazione. Tutti hanno aiutato, tutti con le pale in mano, cittadini e politici, in una rete fittissima di solidarietà, nella quale sono svanite le differenze. Questi i concetti ribaditi davanti al comune di Veggiano, dove abbiamo assistito alla consegna delle chiavi di due case mobili donate dal sindaco di Chioggia, Romano Tiozzo, a due famiglie alluvionate. Alla presenza del primo ministro Maurizio Sacconi, le autorità, Barbara Degani, presidente della provincia, e il sindaco di Veggiano, Anna Lazzarin, hanno ribadito l'importanza degli aiuti alle famiglie alluvionate, mettendo l'accento anche sulla velocità dei provvedimenti ministeriali, che hanno scavalcato i consueti iter burocratici per rispondere immediatamente ai bisogni delle persone. Confido che con rapidità si possa procedere a sostenere l'opera di ripristino delle abitazioni come delle attività produttive. Come ho detto, anche nessuno deve temere per quanto riguarda gli obblighi né contrattuali né di legge, perché questa è una causa di forza maggiore, a tutti gli effetti l'ordinanza lo dirà in modo chiaro, il che vuol dire che ci saranno opportuni rinvii di scadenze, e questo varrà sia per coloro che sono stati alluvionati sia per i clienti di professionisti alluvionati. Penso che ricorderemo questo aspetto anche in questo caso. Ho detto ferite indelebili, quelle che porteranno le persone che hanno subito questa violenza, ma anche io credo tutti noi il ricordo di una straordinaria mobilità di popolo e di istituzioni.